Una partita strepitosa per gli Spurs, una prima metà da record, com'è stato viverla? Beh, bello, sicuramente noi siamo venuti qua con l'intenzione comunque di essere aggressivi, cercando comunque di portare a casa due partite, perché questo comunque è l'obiettivo. Ieri ci è andata bene, abbiamo giocato un'ottima partita di squadra e siamo avanti 2-1, però sappiamo che domani sarà un'altra guerra, loro saranno molto aggressivi, quindi cercheremo anche domani di farci trovare pronti. Un tiro da tre in un momento decisivo, cosa hai provato in quel momento? Beh, sicuramente ero contento perché so che era un tiro importante e allo stesso tempo magari un po' di incazzatura, perché comunque sai, amo questo sport, vorrei essere in campo 48 minuti, penso che sia una cosa normale, però voglio essere comunque importante in questa squadra, aiutare la squadra che siano 5, 10, 15 minuti, e questa è la cosa importante. Questa è una finale NBA, quindi tutti stiamo dando il 110% per vincere ed è la cosa importante. Ti sembra ancora di vivere un sogno? Sì, però alla fine sono consapevole del fatto che sono in campo in una finale NBA, quindi sicuramente non me la voglio far sfuggire. Popovic mi ha detto di te che sei un grande giocatore in attacco e sei un grande uomo squadra e migliorerai ancora in difesa. Cosa ne pensi? No, sono cose che rendono contento, perché parole spese così da Popovic sicuramente sono importanti. So che devo migliorare in difesa, è una cosa che sto migliorando da anni e cercherò comunque anno dopo anno di essere un miglior giocatore. Un saluto ai tuoi tifosi. Ciao a tutti, grazie mille ancora per seguirmi sempre. Ciao.